Bene ragazzi, ciao a tutti, buongiorno, oggi video super speciale, iniziamo una mini serie in cui cercheremo di chiamare un po' dei nostri amici viaggiatori che sono sparsi in giro per il mondo in questo momento un pochettino particolare. Chi chiamiamo per primi oggi? I The Nirvan, i ragazzi di cui vi abbiamo presentato il van qualche giorno fa, che sono anche loro in Messico, quindi lo stesso paese dove ci troviamo in questo momento. Ciao ragazzi, ci siete? Ciao! Ciao, ciao, come state? Siamo forte e chiaro. Siamo in Yucatan in questo momento, ci siamo fermati, siamo fermi da 5 giorni più sì, o meno. Anche sei, più 6 o meno. Giorni. Sì. Siamo praticamente in una zona a nord dello Yucatan che si chiama Las Coloradas, dove ci sono delle saline, siamo in mezzo in una, tra una laguna e il mare. È una zona sabbiosa, c'è una lingua di sabbia e noi siamo praticamente in mezzo. Un posto veramente eccezionale per affrontare questa quarantena. Ragazzi, voi siete nel vostro van, siete da soli nel vostro van. In e questo momento vi siete un po' isolati, insomma. Sì, sì, perché le notizie non sono ancora molto chiare qua in Messico. E adesso stanno iniziando a prendere i primi provvedimenti, quindi noi abbiamo deciso di isolarci. Comunque il nostro viaggio adesso non può proseguire perché tutte le frontiere sono bloccate e quindi abbiamo deciso di fermarci qua perché è un posto veramente spettacolare, non c'è nessuno, siamo completamente soli, abbiamo una spiaggia tutta per noi e quindi per il momento stiamo qua. State mettendo veramente alla prova la camperizzazione che avete realizzato. Esatto. In questo momento. Ma scusate una cosa, voi adesso come siete messi? Dovete andare a fare delle provviste, qualche cosa tra un po'? Sì, una volta a settimana andiamo a fare la spesa, per ora siamo andati solo un giorno nel paesino qui vicino, abbiamo preso due o tre cose, l'acqua. Per esempio lunedì ci finisce l'acqua potabile, noi abbiamo soltanto 80 litri e quindi andremo a ricaricare l'acqua, spero al villaggio qui vicino, perché se dobbiamo andare in città comunque ci sono dei posti di blocco della polizia che comunque misurano temperatura e ti dicono dove vai e magari a noi viaggiatori possono fare storie. Per adesso voi avete avuto qualche problema, la gente come vi ha ricevuto, diciamo, dove siete passati? Ma ultimamente dire che sei italiano non è proprio il massimo. Abbiamo attraversato il confine tra Campeche e Yucatan e subito a questa frontiera hanno attrezzato un posto militare con dei medici e ci hanno misurato la temperatura e ci hanno dato un volantino dove era indicato i numeri da chiamare in caso di sintomi per il coronavirus e poi ci hanno fatto un'ispezione, devo dire, molto approfondita, sì. Hanno controllato tutto, hanno aperto qualunque cosa. Stavamo arrivando qua dove siamo adesso, però siamo arrivati a un incrocio e c'era la polizia che stava bloccando la strada. Noi volevamo passare per isolarci su questa spiaggia, però visto che è un posto abbastanza turistico non volevano farci passare. Questa polizia ci ha detto rimanete qua a dormire, poi domani vedremo un po', tornerete indietro, farete una visita medica. Non sapevano neanche loro cosa. E voi vi siete sentiti al sicuro di fianco alla polizia invece? E invece alle 8 dopo cena usciamo e se ne erano andati. Noi ci eravamo lasciato lì in mezzo all'incrocio, al buio, senza niente. E allora, visto che
4 ore dopo sarebbe stato il suo compleanno. I 30, tra 30 l'altro. Anni. No, cioè, una volta sola. Ah. Non è che stai in mezzo in croce, dopo esserti fatto metà della panamericana, vai a farti la notte e compleanno in croce. Dei 30 anni. Mollati anche dalla polizia. Allora abbiamo fatto una cosa che non si fa, abbiamo guidato un po' di sera per raggiungere comunque questo posto e abbiamo scoperto che comunque tutte le pattuglie non c'erano. Quindi abbiamo raggiunto questo posto e da lì siamo rimasti soli per fino ad oggi. Vediamo 3 o 4 macchine al giorno a passare, abbiamo visto solo un pescatore che ci ha salutato qua vicino, però non c'è proprio nessuno. E avete parlato con qualcuno dei locali che sono passati o no? No, solo un pescatore, che è passato. Sì. Avete rimediato qualche pesce per mangiare la sera, no? No, no. Diciamo come capacità di sopravvivenza, nel senso, voi sapete pescare? Io non, assolutamente non ho proprio idea di come fare. Sì, no, ho provato qualche volta, però non ero tanto fortunato. Proveremo, non lo so, andremo a comprare una canna da pesca, però la cosa positiva è che c'è molto vento. Quindi nonostante ci sia un sole della Madonna che carica i pannelli, il vento raffredda il bagno, quindi stiamo bene. Perfetto. Non abbiamo problemi di caldo. Poi prende internet. Saremo qua, poi vedremo se le restrizioni cambieranno, se sarà più problematico girare col van. Ci stiamo informando, abbiamo un po' di contatti di persone che ci ospiterebbero in cambio di qualche lavoro. Noi ci siamo salutati, eravamo a San Cristobal de las Casas, no? In un momento in cui non era successo niente, diciamo così, la gente sicuramente non ti guardava ancora tanto come un appestato. Sicuramente le cose sono cambiate dal giorno in cui ci siamo lasciati. Voi avete visitato qualche sito, siete andati da qualche parte, avete avuto qualche esperienza, cosa vi è successo? Siamo andati in Campeche, prima ho attraversato il Tabasco e poi siamo andati in Campeche, siamo andati a vedere un posto bellissimo dove già lì avevamo pensato, ma sì, facciamola qui la quarantena. Purtroppo lì non prendeva internet e quindi eravamo ancora più isolati e abbiamo deciso di proseguire. No, appunto in queste situazioni è bene anche comunque rimanere connessi con internet per capire anche un po' come si evolvono le cose, quindi cioè, rimanere proprio fuori dal mondo non è neanche buono. Non ha senso, anche perché comunque vogliamo rimanere in contatto con le nostre famiglie, i nostri amici dall'Italia, certo, per sapere come va. È importante, finché la rete in questo momento sembra ancora un po' reggere, speriamo che regga a lungo, che noi abbiamo deciso di rimanere in un posto dove c'è una connessione più o meno stabile. In questo caso dobbiamo ringraziare gli amici informatici, però, perché anche loro stanno lavorando per il mondo intero. Esatto. Ma ragazzi, qua si avvicina l'ora di pranzo. Voi oggi cosa mangiate? Cosa vi preparate? Facciamo dei fusilli. Perdonate la marca. No, ma anche tu c'hai la marca, la Barilla, quella messicana. La Barilla messicana che cuoce in 14-16 minuti, però in realtà in 6 minuti è troppo. Esatto, sì. Con dei funghi champignon e poi con dei peperoni. Insomma, facciamo questo prima e poi ci facciamo un frullato nel pomeriggio. Poi cercherò di convincerlo a fare un po' di ginnastica, palestra, che è da 5 giorni che mi snobba. Ma guarda, anche noi abbiamo detto da oggi iniziamo a fare yoga tutti i giorni. Lo facciamo. Lo dobbiamo fare. Oggi lo facciamo. Perché sennò... Poi ci chiamiamo, vediamo se l'avete fatta, diamoci forza vicendi. Esatto, facciamo così. Facciamo delle passeggiate, ci sono delle conchiglie bellissime, guardate cosa abbiamo trovato. Io ho trovato questa conchiglia. Bellissima. Wow! Che bella, enorme! Tra l'altro è particolare perché non è di quelle che dentro sono rosa. Come prevedete che si muoverà, evolverà questa situazione qua in Messico? Che dite voi? Sinceramente non lo sappiamo, però noi abbiamo fatto la scelta di rimanere qui finché il visto ce lo consente, finché tutti i mezzi a disposizione ce lo consentono. Noi cerchiamo di stare il più tempo possibile qui. Anche perché comunque qua con veramente poco riusciamo a mantenerci, anzi prima viaggiavamo molto velocemente, adesso stando fermi spendiamo veramente pochissimo. Fateci vedere un attimo dove siete. Andiamo. Allora, questa è la vista dal furgone. Wow! Come vedete? Sì. Ho appoggiato il sul barattolo del sale che si sta rivelando. Il van è qui,
e questa è l'accesso alla spiaggia privata. Caspita ragazzi, cavolo, avete una spiaggia completamente tutta per voi. Guarda, solo che... per voi, ci trattiamo bene. Che colori, cavolo, che colori fantastici che ha questa spiaggia. Wow, bellissima ragazzi, bellissima ragazzi, bellissima. Fammi vedere il van da dietro, dov'è? Wow, tutto solo soletto il van, direi, davvero. Sì, sì, è solo da parte la salina, quindi l'acqua un po' marroncina, rosa marrone. Lunedì dovremo per forza di cose fare dell'acqua e vediamo un po' la situazione. Eccola qua la casa, grandi. Ah, guarda con le sedie belle posizionate dentro. Tac. Bellissimo, ragazzi. No, dai, direi che vi siete scelti un bel posto, anche per tenere un po' alto il morale, anche il posto, insomma, fa la sua, Esatto. Sì, sì. Stare qua, diciamo che non ci dispiace. No, assolutamente. Cioè, io ci metterei la firma a rimanere qui per 2 mesi. Ma voi avete fatto, quando avete fatto l'ultima volta la spesa, siete riusciti a trovare un po' tutti i prodotti che cercavate? O avete notato? Sì, ma anche una cosa positiva, abbiamo visto che igienizzavano tutti i carrelli, sì, molto attentamente. Sì, anche noi abbiamo visto. Igienizzavano, fanno mettere il gel prima e dopo gli acquisti, sì, insomma. Sì. Avete trovato ancora tutto, quindi mascherine, gel disinfettante, tutto quanto? Sì, siamo andati in farmacia e c'era tutto, ovviamente non sono mascherine, sì, super... non sono le FFP3. E questo risale comunque a una settimana fa, insomma, più o meno, quando avete... Una settimana fa. Comunque il vostro programma è: domani andate a fare acqua, fate un minimo di rifornimento e tornate lì dove siete. Se riusciamo, sì. Sì, in realtà dobbiamo ancora decidere se andare direttamente in città per fare un ricarico completo, oppure se... perché l'acqua è la prima cosa che ci finisce, quindi certo, magari andiamo nel villaggio qui accanto, prendiamo dei carafon e li ricarichiamo, sono queste taniche blu da 20 litri. E ricarichiamo le nostre taniche, così abbiamo ancora magari un po' di autonomia. E poi quando finisce il cibo, perché di cibo ce ne abbiamo ancora per 4 giorni, andiamo nella città andiamo più nella grande città. Quello che faremo sarà muoverci prima dell'alba e rientrare la sera tardi, prima... possiamo fare diversamente. Sì, altrimenti se dovesse andare male siamo in contatto con diverse persone molto gentili che ci offrirebbero uno spazio dove parcheggiarci, quindi insomma, diciamo ci sentiamo abbastanza tranquilli. Siete tranquilli, insomma, dai, sì, avete comunque vicino delle persone che eventualmente possono darvi un appoggio privato, diciamo così. Sì, molte persone gentilissime. Yucatan è pieno di expat, gente che si è spostata dal Canada, dagli Stati Uniti, che vive... Anche di italiani, sì, che vivono qui in Yucatan, in Quintana Roo. Comunque è una comunità presente che ha sentito il nostro problema, quindi in caso servisse ci dà un supporto e noi li ringraziamo tantissimo. L'aiuto da fuori l'abbiamo percepito anche noi con dei contatti di italiani qua. E, insomma, è anche bello vedere un po' di patriottismo. E poi vedo dietro lì caffè italiano. Io direi che anche c'è anche la pasta, tra l'altro, quindi di fianco. È prodotta in Messico, lo so, la stessa che abbiamo noi. E tra l'altro la cosa molto interessante è che facendo il giro nei supermercati in questi giorni, dove noi qualche sentore di spesa da panico l'abbiamo provata, l'abbiamo vista, perché alcuni scaffali erano vuoti. Oh, ragazzi, la Barilla c'è stava. La Barilla era piena. La pasta locale se la sono fregata tutta. Non la vuole nessuno. No. Ma la Barilla messicana, c'erano gli scaffali pieni. Soprattutto Fusilli. Non li vuole nessuno i Fusilli, ragazzi. Vabbè, se dovesse finire la pasta, ci mettiamo a farla noi, dai. È vero. Vabbè, voi siete anche due chef. Voi siete anche chef. Poveretti. Esatto. Comunque, dicevo, per concludere la chiamata, ragazzi, io volevo fare... Sì. Ci facciamo un caffè insieme. Nel senso che non possiamo offrirvi il caffè perché siamo separati, quindi quello che vogliamo fare è: noi adesso ci facciamo un caffè, giro la videocamera, vediamo cosa succede, e mentre ci facciamo un caffè finiamo sta chiacchierata. State lì. Lo proviamo fare anche noi? Dai, proviamo. Proviamo, giro la videocamera, vai. Tac,
ci siete. Noi facciamo il caffè alla colombiana, ragazzi. Il nostro caffè del Chiapas è buonissimo, questo che abbiamo preso tra l'altro a San Cristobal. Nel frattempo io sto anche per preparare il nopal, Farò soffriggere un po' con un po' di cipollina, così semplice. Sì, noi lo mettevamo sempre nei tacos, un po' di verdura, uova, chiorizo. Sì, è ripieno dei tacos. Sì. Tra l'altro fa molto bene, quindi... Beh. Lo ricompreremo. Che poi infatti dicono anche di tenersi in forma, di mangiare bene per aumentare le difese immunitarie, no? Noi adesso che abbiamo un minimo di connessione a internet, perché anche come viaggiatore la grande differenza, in questo momento noi abbiamo un wifi che siamo riusciti a scroccare, la grande differenza è riuscire a vedere i video su YouTube di tutti gli altri, perché noi non riusciamo mai. Ragazzi, il nostro caffè penso che verrà un po' anche all'odore della cipolla, perché naturalmente avevamo già affettato la cipolla per prepararci dopo il pranzo e quindi stiamo facendo il caffè con questo retrogusto cipollato. Non ci hai detto poi come hai festeggiato il tuo compleanno. Allora, tantissimi invitati, immaginavi. Abbiamo gonfiato un po' di palloncini per dare un po' di colore a questa giornata. Biodegradato. Ecco. Poi avevamo due pezzettini di torta, per fortuna, che si è finito, sì, cioè, sì. Il signorino qua a Bolosone. Abbiamo fatto un po' di videochiamate a casa tra amici e parenti. Quindi. Ma Carlo, gli hai fatto un regalo, un pezzo di artigianato fatto in casa, come un regalino? Cioè, l'hai creato, hai fatto una creazione. Me la sono trovata da sola. Cioè, una collana con le conchiglie. Non so. Lì sei sulla spiaggia, dovevi raccogliere. Delle... Niente. No, dai. Il regalo è stato un po'. Vabbè, aver trovato questo posto. Vabbè. Io nel frattempo sto scolando il mio caffè alla colombiana. Fatto con una miscela di caffè del Chiapas e non si sa di quale altra regione del Messico. Con una manfora di cipolla. Esatto, quella in sottofondo. E ragazzi, l'avete visto il video che abbiamo fatto su di voi? Bellissimo. Sì. Cioè, un bellissimo regalo, anche i nostri genitori e amici sono stati contenti. Che bellissimo. Ho visto qualche perplessità da chi ha visualizzato il video rispetto all'altezza del veicolo, ragazzi. Volete rispondere in diretta? Io sono 1,93 m. Se avessimo comprato un H2 o un H3, io comunque non ci sarei stato. Perché comunque avrei tutta la testa con le scarpe o senza, insomma. Quindi questo, al di là delle cose, non mi avrebbe fatto stare in piedi. Primo. È stato il primo van che abbiamo visto e ci è piaciuto un sacco per com'era... Com'era, cioè proprio la sensazione anche pelle. Per il prezzo e com'era il colore, non volevamo un bianco o blu, lo volevamo di un colore particolare. Poi terza cosa, ci sta nel container, che anche quello non è da sottovalutare, perché è vero. Non so poi che esperienza avete avuto nella spedizione Colombia-Panama, però la roll-off mi sembra alquanto... Mi dà un po' d'ansia, sinceramente. Per un veicolo che come il vostro, che comunque è aperto internamente, dovendo lasciare le chiavi a chi muove il veicolo, sicuramente è meglio infilarlo in un container. Per noi è un po' diverso, perché siamo un po'... una cellula chiusa, quindi la parte diciamo più di valore rimane chiusa e loro non devono avere le chiavi. Cioè, in pratica noi siamo seduti, come vedete qua. Esatto. Abbiamo due sedie e facciamo tutto seduto. Stavamo seduti 8 ore davanti al computer, adesso siamo seduti un'ora e mezza. Noi siamo dentro solo per dormire e cucinare. Esatto. Quindi non abbiamo bisogno di fare le passeggiate nel van. E noi abbiamo il nostro caffè, ragazzi. Voi ce l'avete? Sì, e come no, guarda. Bam! Dang! Va bene, ragazzi, ci beviamo questo caffè. Per noi è stato davvero un piacere sentirvi. Ci risentiremo spesso offline. Comunque, ragazzi, dai, siete in gamba. Grazie davvero, siete belli solari. Avete portato un momento di allegria anche a noi. Tenevamo a vedervi, vedere che state bene, siete in un bel posto. Grazie davvero. Cerchiamo di avvicinarci tutti in questo modo. Per noi viaggiatori, a volte, devo dire, è anche un po' più normale. Nei nostri veicoli, a piedi, in qualsiasi
con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto, ce ne sono tanti, noi cercheremo di salutarne il più possibile. Allora cogliamo l'occasione per salutare i nostri amici Angela e Paolo di Beyond the Trip. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, vi passiamo la parola a voi. Passiamo la palla! Così! Bam. Ciao, buona giornata! Ciao, 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 ciao! Ciao. Ciao. Bene ragazzi, grazie Carlo, grazie Serena per essere stati con noi. Spero davvero che anche a voi questo video sia piaciuto. Non so bene cosa verrà fuori, adesso metterò a montarlo. Spero di riuscire a fare un mix che vi faccia capire l'emozione che abbiamo provato vedendo i nostri amici, che sono un po' nella stessa situazione in cui ci troviamo noi. Ne ascolteremo altri, proveremo. In questo modo passeremo un po' di tempo insieme e cercando comunque sempre di mantenere lo spirito e il morale alto, ragazzi, perché ci vuole. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Buona serata. Ciao.